Ho passato all'incirca un mese con Canon EOS R10 e si avvicina il momento in cui purtroppo dovrò restituirla. Nel corso del video di oggi andremo a vedere se questa macchina è adatta per fotografare un'aurora boreale. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia da tanti anni. Ovviamente non sono impazzito. A Milano l'aurora boreale normalmente non c'è. Infatti oggi non andremo a fotografare il cielo, ma andremo a vedere delle riprese che ho effettuato con questa macchina che comunque ricreano un'atmosfera molto simile a quella di un'aurora boreale. Vado quindi a dimostrarvi che con una strumentazione di questo tipo è possibile fare delle riprese di tutto rispetto in maniera anche semiprofessionale, anche in contesti non proprio facili come quello che andremo appunto a vedere stasera. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale così non vi perdete le puntate successive e andate anche a recuperarvi gli episodi precedenti, perché abbiamo parlato già di questa macchina, del suo menu e anche dell'ottica che abbiamo qui montata, che è il 18-150 mm. Prendiamola un po' larga. Che cosa si può fare con una Canon EOS R10? Vi dirò che cosa ci ho fatto io nel corso di questi giorni in cui l'ho avuta in prova. Ho realizzato dei filmati per dei clienti da cui mi sono recato. Nello specifico, una cosa che abbiamo fatto e che mi richiedono molto molto di frequente è video corporate, quindi quei video noiosi, passatemi il termine, in cui ci sono i responsabili di un'azienda che ti spiegano perché la loro azienda è la migliore, perché dovresti usufruire dei loro servizi. Ecco, quel tipo di contenuto. Abbiamo utilizzato questa macchina per realizzare le riprese. Devo dire, zero problemi, la macchina si interfaccia perfettamente con microfoni esterni, la ripresa è stabile, non ci sono problemi di sorta, la qualità d'immagine è assolutamente buona. Un'altra cosa che abbiamo fatto sono state riprese in loco, quindi abbiamo realizzato una serie di filmati per un altro cliente che si occupa invece del settore automotive. Vi invito anche ad andare a vedere qualcosa sul suo canale, magari il canale ve lo lascio linkato da qualche parte, comunque riuscite a vedere il nome del cliente nei filmati, nelle riprese che vi mostro, quindi potete andarvelo a recuperare. E oggi, addirittura d'arrivo, siccome dovevo appunto realizzare in questo video in cui tiravo un po' le somme della mia esperienza con questa macchina, mi è venuto in mente di fare un esperimento. Ho provato questa macchina con tutti i filtri KNF Concept che abbiamo già visto in video passati. Per chi non se lo ricordasse, andatevi a recuperare gli episodi precedenti. Si tratta di espedienti non classici, se vogliamo, che però vanno a introdurre una variabile che può essere molto efficace su un certo tipo di fotografia, e in particolar modo è efficace quando abbiamo delle fotografie con dei punti luce. Dunque, le fotografie che vi mostro in questo momento sono state realizzate con Canon EOS R10 e con il 18-150 e sono state scattate quasi tutte a 150, perché per isolare il punto luce mi veniva molto più comodo zoomare avanti. Gli scatti sono stati realizzati direttamente in JPEG perché non avevo nessuna voglia di mettermi a fare post-produzione e perché andavano già benissimo così. Su immagini di questo tipo io preferisco di gran lunga regolare tutto in macchina in modo che lo scatto sia già perfetto come lo desidero. Come si è comportata la macchina? Beh ragazzi, direi molto molto bene. Infatti riusciva a mettere a fuoco un singolo punto luce anche in un ambiente completamente oscurato. I parametri li ho immessi manualmente, come mio solito io lavoro sempre in manuale. Uno scatto del genere in automatico in priorità non riuscirei a farlo, perché è tutto nero con un puntino bianco. Se metto il puntino bianco al centro l'esposizione sballa, se metto il puntino bianco a lato l'esposizione sballa, in ogni caso non va bene, quindi me la gioco in manuale e viene sempre come la voglio io. Come potete vedere, i giochi di luce che abbiamo tirato fuori sono molto carini. Quello che ci interessa qui non è tanto la resa dei filtri quanto piuttosto la resa della macchina. La macchina rende molto bene, cattura esattamente quello che deve catturare, possiamo gestire molto facilmente l'esposizione perché, come già visto in video precedenti, noi qui abbiamo una rotella che gestisce i diaframmi, una rotella che gestisce i tempi e con il control ring andiamo a gestire gli ISO, quindi con due mani io posso ottenere in un attimo l'esposizione che mi interessa gestendo tutti e tre i parametri con zero problemi. E grazie al fatto che abbiamo sia display sia oculare digitale posso vedere l'anteprima dell'esposizione in tempo reale, quindi so già com'è il mio risultato finale. Realizzare queste fotografie è stato molto divertente, ma oggi avevo voglia di provare qualcosa di ancora più ardito e quindi passo a farvi vedere questo nuovo set di immagini realizzato sempre più o meno col medesimo setup, ma questa volta introducendo un piccolo oggetto di vetro in grado di riflettere la luce e di creare forme strane come quelle che vedete adesso. Queste forme fiammeggianti sono state ottenute utilizzando come luce di riferimento la lampadina che c'è sempre sul mio sfondo, che è a forma di filamento di DNA e quindi riflessa e filtrata attraverso questo diamantone che è fatto apposta, è un gadget fotografico che serve apposta per creare riflessi. Riflesso attraverso questo vetro genera questi effetti molto particolari. Ma io all'inizio vi avevo parlato di aurora boreale. Ebbene,
adesso vado a farvi vedere delle riprese. Intanto vediamo un paio di foto, dopodiché vi faccio vedere anche una ripresa video che ho fatto sempre col medesimo setup, quindi tutto uguale. Ho aggiunto un paio di lucette colorate, queste sono le RGB di Godox che abbiamo già visto in tante occasioni e che per un lungo periodo ho utilizzato per illuminare la mia persona, perché all'inizio queste erano le luci che utilizzavo per il mio studio, adesso ne ho tante altre, ma una volta utilizzavo queste, ho cominciato, si può dire, con queste, e ho utilizzato queste che comunque non ho mai abbandonato, vengono quasi sempre con me, le ho utilizzate con due colori diversi, messe una da una parte e una dall'altra, per generare un look un pochettino più accattivante, perché la lampadina qui dietro ha un colore che sì, va bene, però diciamo che gli ho voluto dare un po' di brio aggiungendo anche un po' di blu. Andiamo a vedere il risultato finale, ci vediamo qui in studio subito dopo, preparatevi perché questo merita. Bene ragazzi, che cosa ne dite? Come avete potuto vedere, la macchinina se la cava e scalcia anche, secondo me. Abbiamo una tolleranza agli alti ISO che è notevole per quello che costa la macchina, secondo me le prestazioni sono buone, la messa a fuoco è molto buona, la qualità d'immagine non ho nulla di cui lamentarmi perché secondo me rende davvero molto bene. Certo, se la paragoniamo a una macchina di fascia superiore ovviamente perde, ma è evidente perché se una macchina è superiore è ovvio che la paghi di più e quindi vince su questa. Secondo me per la fascia di prezzo che occupa è una macchina molto interessante, effettivamente se dovessi scegliere qualcosa da affiancare a una R6 o a una R7, se è per quello, questo potrebbe essere il candidato ideale. Come se la caverebbe se dovesse fotografare o riprendere veramente un'aurora boreale? Ragazzi, io vi dico con la massima tranquillità che dipende dall'ottica che mettiamo davanti. Probabilmente con questo zoom 18-150 farebbe un po' fatica, perché è un'ottica non particolarmente luminosa, le riprese che io vi ho fatto vedere sono state girate a f6.3, quindi è un'ottica non luminosa. Se noi mettiamo davanti a questa macchina un'ottica luminosa come il 35 mm f1.8 che sto utilizzando adesso, secondo me con questa un'aurora boreale ve la portate a casa alla grandissima. A questo punto io vi chiedo come sempre, se avete domande su questa macchina o sull'obiettivo fatemele adesso, è probabile che quando riceverò queste domande l'avrò già restituita, quindi proverò comunque a rispondervi con degli shorts verticali, motivo per cui vi invito comunque a iscrivervi, sennò poi vi perdete le risposte e noi non vogliamo che questo accada. Come dicevo, è probabile che l'avrò già restituita, però mi lascia comunque un buon ricordo. Mi sono divertito con questa macchinetta, è stata una compagna fedele che non mi ha mai abbandonato e devo anche dire la batteria non mi ha mai abbandonato, anche se avevo un po' l'ansietta perché vedevo che a fine giornata la batteria aveva una tacca sola, è una cosa che normalmente non mi succede, quindi un po' d'ansietta mi veniva, però devo anche dire che non sono mai rimasto senza batteria. Io mi sono trovato bene con questa macchinetta, spero che anche lei si sia trovata bene con me. È arrivato purtroppo il momento di restituirla, per cui io e Canon EOS R10 vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video.